Ciao a tutti, compressore ABAC con problema di olio nell'uscita dell'aria. Praticamente qua c'è una grande perdita di olio che esce da qua, ma cioè, nel senso, la perdita è dal pistone e poi lì sfiata perché qua c'è olio ovunque, comunque c'è olio nell'aria. Ho comprato il kit per fare la manutenzione del pistone, tutte le guarnizioni e i segmenti dei cilindri, fasce elastiche, l'olio di ricambio, quindi l'ho cambiato una volta sola. Questi sono lavori in cui fare il video è un po' una menata. Chiave da 14. È a sinistra, per cui si svita in su. Adesso mollo le quattro viti che tengono il motore per poter allentare la cinghia. Ok, viti allentate, motore spostato, e adesso riesco a togliere la cinghia. Adesso svito questo e poi vedo di inventarmi come fare senza estrattore, visto quanto olio che esce da qua. In realtà non mi serve l'estrattore, perché se io svito le viti che ci sono qua, questi si dovrebbero sfilare, quindi posso lasciarla su. Sono una, qui c'è, due e tre brugole da 6. Adesso questo dovrebbe venire su. Quindi adesso vado a smollare queste quattro viti qua e tiro giù tutto il gruppo pompante. Adesso vado a svuotare l'olio. C'è il tappo qua, che nel video che ho fatto del cambio d'olio mi hanno detto su di tutti i colori. Qua c'è il tappo e si svuota. Questo non ce la fa. Chiave da 5. Vediamo qua che cesso che facciamo. Pare che posso lasciarlo anche su questo. Svito queste. Infatti qua si vede la perdita di olio, parecchio anche. Bisogna smontare, segnarsi l'ordine con cui sono messi. Qua ho recuperato l'esploso, ho trovato l'esploso su questo sito, così è più facile non sbagliare. Poi magari lo metto nel link in descrizione. Questo è il secondo e va così. Meglio metterli così. Cosa ci posso fare? Così. Questo è il pistone incriminato. Questo è anche bene. Qua ho messo in ordine 1, 2, 3, 4. Questa è la quinta guarnizione. Prendimi una scatola per mettere i lavori di Noemi. Qua
vi risparmio il video, ma mi ha donato un'ora per tentare di separare la parte nera dalla parte sotto, e nonostante che avessi l'esploso non ho guardato che c'erano le viti all'interno. Questa guarnizione bisogna salvarla. Adesso io spero di non avergli dato troppe mazzate, perché vedi che scemo che sono stato. Qua c'erano i bulloni sotto e io ho smazzato finché basta. Vabbè. Ok, ho svitato i 6 bulloni qua sotto. Adesso li tiro via e vado a separare. Speriamo di non aver fatto troppi danni. Vediamo se adesso... Dopo inserirli sarà da ridere. Questa è una guarnizione che è si è rotta adesso. Toglierli. Oh, mi fa piacere. Qua il problema è qua, che non so che ce l'ho generato io. Questo è bene. Questo è uscito come li sono segnati. Qua ci sono 2 anelli per togliere il... Sì, in realtà ne basta uno. Per togliere la spina che tiene il pistone dentro. Questo l'ho già tolto. Là ho ordinato un estrattore per i cuscinetti prima che faccia altri danni. E qua ci sono... Intanto cambio le fasce elastiche, ce ne sono 3. La prima è completamente liscia, la seconda ha uno scalino nella parte bassa e la terza ha queste fenditure. Qua ho quelle nuove. Ma perché mi faccio sempre male? Perché le fasce elastiche non si toglieranno così? Porca puttana. Bisogna sempre usare strumenti più o meno. Faccio uguale anche sull'altro. È andata via la scritta, ovviamente. L'ho già rifatta una volta. Prova di inserimento del pistone con le fasce nuove. Dopo sarà da ridere a doverli inserire tutti e due. Allora, ho ordinato il separatore del cuscinetto qua per niente, perché tanto questa ce n'è solo una, quindi la cambio di là. E qua proverò a chiudere un po' con la chiave, in modo che se perde lo schiaccio bene. E quindi posso andare a rimontare senza che mi arrivi il pezzo. Tanto anche se mi arriva al limite posso smontare lo stesso lì. Come agiamo, Sugar? Qua ho pulito abbastanza bene. Quindi qua ci va questa. Di qua lo devo inserire per forza. Infilo poi dentro questo. Adesso sto riguardando il video mentre lo sto montando. Effettivamente togliere i pistoni non serviva, bastava togliere le fasce elastiche una volta che era finito. Questo può andare solo così, perché qua ci va la canetta per riempire. Andato, sicuramente questo non è il metodo da utilizzare, però pazienza. Vediamo che questa sia a posto. Voilà, giremos. Adesso vado a rimettere le viti qua. Allora, questa ha preso bene. Chiave del 13. Alla fine è meglio usare una 13 da un quarto, il cricchettino. Ah, se si mette il punto morto si riescono a avvitare tutte quante le viti senza spostare. Qua ci siamo. Certo che lei.
questa. Esattamente. Artigiano, se non hai voglia di diventare deficiente, compri tutto il pompante, come spero di non dover fare io. Tra le due piastre ci vanno 4 lamelle, 2 le ho già messe sulla piastra appoggiata e le altre 2 le ho attaccate con 2 calamite sull'altra piastra. Ma tu nonno cosa ti insegni? Calamittine. Questo si poteva impaccare anche a banco, però questo di calamita, cioè si poteva impacchettare così, puoi mettere qua, giusto? Boh. Dopo ci va questa, che è questa, all right, Freeze and Collin. Quindi dal kit che ho comprato mi avanzano questa che va là davanti e vabbè, questa che non so dove vada, e anche questa. Probabilmente ci sono delle versioni un po' diverse, e questa va sotto dove io ho, dove io ho l'altra guarnizione di carta. Ah, e poi è avanzata questa che va sul filtro dell'aria, questo sono abbastanza sicuro. Allineato abbastanza con quelli sotto. Guarnizione messa. Forse l'olio potrei riempirlo già da qua, meglio non fare esperimenti. Capito, l'olio è andato dentro esattamente mezzo litro, per cui si può buttare mezzo litro dentro prima di chiudere. E boh, la guarnizione qua nel mio caso è diversa, quindi non ce la metto. Praticamente devo aver sbagliato qualcosa nel rimontaggio, perché qua invece che soffiare fuori aria aspira. Quindi ho creato una pompa del vuoto, anche sì che è un compressore. Beh, la cinghia, non, cioè, il motore per forza gira giusto. I pistoni vanno su e giù, l'unica roba che posso aver sbagliato è il montaggio di queste piastre qua. Quindi qua è già pieno di olio. Mi avevo anche segnati, questo secondo me è l'unica cosa che può fare, è ruotare così. Di 180 gradi. Vediamo se ho ragione. Adesso speriamo che sia giusto. Ah, che figata. Adesso bisogna capire se c'è che lavorava al contrario. È arrivato impressione, sono molto soddisfatto, mi era già venuto l'avvenimento, adesso gli monto su sta roba qua, tanto non serve fare il video, e spero che vi sia stato utile, e ciao. Boh, direi che ci siamo, prima usciva olio come se non ci fosse. A parte che quello penso sia un separatore.